Buongiorno, bentrovati, appuntamento di martedì 21 maggio 2019 con la nostra rassegna stampa mattino 6 per la lettura insieme dei quotidiani. Partiamo come sempre, andiamo per ordine con le prime pagine del Centro, poi vedremo la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero e anche del quotidiano La Città. Partiamo con il Centro, l'edizione di Pescara, vedete tragedia ieri sera in clinica presso la clinica Villa Serena di Città Sant'Angelo. Morti due pazienti, erano ricoverati nel reparto di psichiatria. C'è stato questo rogo con queste due persone che non sono riuscite ad uscire in tempo dalla camera avvolta dal fumo. Ci sono le indagini in corso per chiarire proprio le cause del rogo. Vedete anche la foto sul posto, carabinieri, vigili del fuoco, c'erano anche ovviamente i sanitari del 118 con diverse ambulanze. Vediamo anche le altre notizie. Pescara, allarme rapine, gli orefici, ora servono le ronde, poi Montesilvano, Stella Maris, lite tra i candidati sul progetto. Vediamo anche in basso lo sport, Pillon, Pescara, niente barricate contro il Verona ieri, conferenza stampa del tecnico biancazzurro alla vigilia della gara di domani sera a Verona per l'andata delle semifinali dei playoff. Pescara che partirà questa mattina alla volta del Veneto, dove effettuerà la seduta di rifinitura. Vediamo anche un'altra notizia, scandalo mense a scuola a Pescara, 8 indagati. Chiusa l'inchiesta sui 222 bimbi intossicati per i pasti consumati negli istituti. Vediamo un'altra notizia che ci porta all'Aquila, sportello per le nuove imprese al Tecnopolo. Vediamo poi in alto due notizie di politica, la prima che riguarda anche la nostra regione. Ieri sera visita in Abruzzo a Pescara del segretario del PD Zingaretti, il suo appello: siamo l'unica alternativa. E poi il governo nazionale, alta tensione, Conte, presidente del Consiglio, sfida la Lega e Giorgetti. È grave, dice il Premier, avere dubbi su di me. Vediamo la prossima pagina del Centro, quella di Chieti, Lanciano, Vasto. Il titolo di apertura riguarda sempre l'incendio a Villa Serena, le vittime, vedete, sono, lo leggete da questo sottotitolo, sono due persone, una di Vasto e una di Rocca Montepiano, dunque entrambe della provincia di Chieti. Vediamo le altre notizie, San Salvo, addio a Christian, pool di esperti per dare risposte per la morte del 19enne colto da malore mentre giocava a calcetto. Vediamo poi più in basso, ci spostiamo ad Ortona, ragazzi a lezione dai magistrati Grasso e Di Pietro, e poi a Fossa Cesia, i sindaci, ridateci i parcheggi sulla Via Verde. Vediamo un altro titolo, condannato il ladro, vedete in basso, il ladro degli uffici pubblici, Chieti, inflitti 4 anni a Michele Lazzari, portafogli rubati in procura, all'INAIL e a scuola. Vediamo la prossima prima pagina, che è quella di Teramo. Il vescovo riapre al culto la chiesa di Santa Rita d'Atri, era stata chiusa dopo la nevicata del 2017. C'è stata la messa officiata dal vescovo della diocesi di Teramo Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi. Vediamo le altre notizie. Nuove accuse nel processo a Santoleri Junior per quanto riguarda la morte della pittrice originaria di Chieti. E poi Teramo, morto Nerio Rosa, presidente storico del liceo artistico. Scusate, ancora a Teramo sarà più facile mettere i tavoli all'aperto con le nuove regole dei Dehors che sono state rese note dall'amministrazione comunale. Vediamo una notizia di cronaca che arriva sempre da Teramo: picchiato e rapinato in pieno centro l'ex presidente della Protezione Civile di Teramo, del Cives, aggredito in strada da un nigeriano. Questo è il titolo, vedete, dell'articolo che poi ritroveremo al Centro del giornale. E poi la prima pagina del Centro, di L'Aquila, Avezzano e Sulmona, la festa di San Bernardino, siamo all'Aquila, rinnovato il rito dell'olio degli studenti senesi.
Vediamo le altre notizie. Editore contestato, cacciato dal Salone del Libro, arriva all'Aquila. E poi ancora l'Aquila, post sisma, persi 2300 abitanti in 10 anni. Ad Avezzano il sindaco De Angelis dà le deleghe, ma resta lo scontro. E poi un sacerdote a Salvini, la Madonna non ti vota, il ministro ed il caso del Rosario esposto proprio dal ministro dell'Interno, da Sulmona arriva l'anatema del salesiano Don Carlo. Vediamo, lasciamo le prime pagine del Centro, vediamo la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Rogo in clinica, 2 morti, fiamme nella notte nella casa di cura Villa Serena, città Sant'Angelo. Un paziente psichiatrico, leggiamo qui, si è ucciso incendiando il materasso, un altro degente è rimasto intrappolato. E quindi qua si parla anche, dicevamo prima, delle cause che, su cui stanno indagando i carabinieri. Questa la ricostruzione del Messaggero. Vediamo le altre notizie, sempre dalla prima pagina dell'inserto Abruzzo del quotidiano romano. Pescara, principio di incendio per un mozzicone in pronto soccorso all'ospedale civile, solo un po' di paura con un po' di fumo, ma pronto intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato problemi. E poi Teramo, incubo da 400.000 euro per il comune, via al processo per i derivati. E poi l'articolo di spalla nei dati del vedete l'articolo, l'export vola grazie al Ducato. Nei dati di cassa, depositi e prestiti c'è questo dato importante che riguarda l'export della nostra regione grazie alla Sevel di Atessa, grazie al Ducato, il modello di furgone che viene proprio fabbricato all'interno della Sevel. Vediamo le altre notizie a centro pagina, i dossier aperti, il Presidente della Regione Marsiglio incontra il Presidente del Consiglio Conte, passi avanti per il traforo. E poi miliardi fermi per la ricostruzione. E siamo poi alla pagina che riguarda Teramo, la uccido se perdo la casa, telefonata inchioda a Santoleri, la sorella dell'uomo imputato del delitto della moglie conferma le accuse in aula. Vediamo poi in basso, a Chieti tornano le strisce blu, la sosta non è più gratis. Vediamo anche la prima pagina del quotidiano La Città, la sanità teramana all'82esimo posto, bene mortalità per infarto, tumori e medici di base, malissimo per geriatri e mobilità passiva. E poi vediamo più in basso, vedete questa foto, l'impresa da San Gabriele a Maggiugorje e il ritorno in bicicletta, un bentornato agli ultraciclisti. E poi Teramo, nuove regole in arrivo sui Deor, abbiamo visto prima anche dalle pagine del Centro. E poi è morto Nerio Rosa, fondatore del liceo artistico di Teramo. Lasciamo dunque le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, tra poco torneremo a parlare di quello che accade nella nostra regione. Ora iniziamo a dare uno sguardo all'edicola nazionale, partendo come di consueto dal Corriere della Sera. Duello finale sulla sicurezza, questo è il titolo di apertura del quotidiano milanese. Conte, criticità nel decreto segnalate dal Colle, l'ira di Salvini, poi il rinvio, scontro in Consiglio dei Ministri nella notte. E poi vedete questo articolo di spalla, Tour Eiffel, controlli beffati dallo scalatore. Vedete questa foto con questo giovane che si è arrampicato sulla Tour Eiffel beffando tutti i controlli, che sono anche molto meticolosi a Parigi. E poi Puglia, vista dall'elicottero l'avanzata della malattia che uccide le piante, i campi dal verde al marrone, l'effetto della xylella sugli ulivi, che soprattutto in Puglia da qualche anno sta creando grandissimi problemi. Vediamo Repubblica, capolinea Italia, questo è il titolo di apertura, l'alleanza giallo-verde a fine corsa, titola Repubblica, quasi 3 mesi in immobilismo, Giorgetti duro con il Movimento 5 Stelle, dopo il voto deve cambiare tutto, Conte, Presidente del Consiglio alla Lega, grave dubitare della mia imparzialità. E poi vediamo un altro titolo che riguarda
la vicenda dei dazi tra America e Cina, perché Trump e Google firmano il patto contro Huawei, i telefonini cinesi, se ne sta parlando tanto in questi giorni. E poi vedete il reportage: le ragazze libertà in Sudan si battono da mesi per la democrazia, hanno cacciato il dittatore Bashir, ora sfidano i militari. Vediamo anche il Fatto Quotidiano: Conte sfida la Lega, sfiduciatemi ora, stop al disegno di legge sulla sicurezza. Questo è il titolo di apertura. Poi andiamo più in basso: PD in Umbria, farsa continua, la Marini si dimette di nuovo. Vediamo anche il Messaggero Nazionale: tensione su Conte, muro del Movimento 5 Stelle, pressing della Lega sul capo del governo. E poi la lettera, il ministro Bongiorno: statali nuove assunzioni, dice il ministro, colmeremo così i vuoti. Vediamo anche un titolo che riguarda lo sport, eccolo qui, Totti, un docufilm e i dubbi sul futuro. Si parla ovviamente dell'ex capitano della Roma. Vediamo anche il quotidiano Libero: i giudici sbranano la politica, potere legislativo succube della giustizia. E poi la Chiesa, questo titolo in basso con corredo di foto: la Chiesa ama gli immigrati ma ignora i nostri clochard, scrive il quotidiano Libero. E poi il Giornale: doppia truffa elettorale, vedete, sanno solo litigare, giallo-verdi inscenano l'ultimo show, il decreto famiglia è senza coperture. E poi il Mattino: governo, la lite investe Conte, consiglio paralizzato, la Lega accusa il presidente e di parte la replica, me lo dicano in faccia. Vediamo anche il Manifesto: il buco nero del decreto sicurezza bis, caos in consiglio dei ministri sulle nomine antimigranti di Salvini. E poi vedete la rabbia di Genova, questo è il titolo con questa foto: la nave militare saudita carica di armi attracca Genova ma resta bloccata dallo sciopero dei camalli e dalla protesta dei pacifisti. Partita dagli Stati Uniti e diretta a Jeddah, contestata in mezza Europa, doveva caricare generatori da impiegare nella guerra che infuria. Vediamo anche il Sole 24 Ore: Trump Huawei, la guerra dei chip, ne abbiamo parlato anche prima. E poi ci sono state delle nomine in Consiglio dei Ministri, e sì, infatti a Mazzotta, ragioniere generale, e Zarafana alla Guardia di Finanza. Lasciamo il Sole 24 Ore, vediamo il quotidiano La Verità: trappolone per far cadere Salvini, solo il voto di domenica può impedire che scatti. E poi vedete questa foto, se ne sta parlando in questi giorni: uccidono un uomo, ma questa volta il Cardinal Bolletta non riattacca la spina. La vicenda di questo giovane Vincent Lambert, che in Francia, lo vedete, è immobilizzato in un letto di ospedale. Vediamo anche il prossimo quotidiano, che è La Stampa di Torino: Lega, Salvini si prepara alla crisi, dopo le accuse di Giorgetti al Premier, il Vice Premier progetta il post elezioni e il Consiglio dei Ministri si svuota di contenuti. Poi vediamo a centropagina un titolo nuovo che non abbiamo visto sugli altri quotidiani: addio al trono di spade, ma i fan chiedono un finale diverso. Il Tempo di Roma: ha preso più profughi Salvini delle ONG, il ministro dell'Interno da mesi collabora con ONU, con la CEI e Sant'Egidio, aprendo corridoi umanitari, già arrivati in 300 che scappano dalle guerre ma preferiscono farsi abbindolare da Sea Watch, scrive il Tempo. E poi un titolo che riguarda il calcio di Serie A: ieri posticipo all'Olimpico di Roma, a suon di gol Lazio-Bologna finisce 3-3, la Lazio festeggia la conquista della Coppa Italia, il Bologna la salvezza. Vediamo il secolo.it: caccia a Silvio, in Forza Italia la guerra delle preferenze rischia di far male a Berlusconi. Vediamo anche il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana: Avvenire, Francesco ai Vescovi, sinodalità per gradi vicini ai preti.
Dice il Pontefice: accelerare l'attuazione della riforma sulla nullità matrimoniale, serve maggiore collegialità. Bassetti: noi qui come grande famiglia. E poi vedete, nebbia di maggio, il governo naviga a vista, tensione su Conte e i decreti sicurezza bis e famiglia. Il mondo cattolico replica Salvini per l'uso strumentale della fede e dice ora basta. E poi anche su Avvenire ritroviamo questo articolo che riguarda questa vicenda di in Francia, Reims, Lambert, la scelta shock, nutrizione interrotta, l'appello dei genitori. È intervenuto anche il Papa, seppur non direttamente, parlando di questa vicenda, parlando e dicendo che è fondamentale custodire la vita. Lasciamo Avvenire, l'ultimo quotidiano dell'edicola nazionale, torniamo al centro, partiamo da pagina 2, dalla campagna elettorale. Sono gli ultimi giorni di campagna elettorale, oggi è martedì e si potrà fare campagna elettorale fino a venerdì alle 24, poi sabato ci sarà il silenzio elettorale e domenica si apriranno le urne. E ieri a Pescara, ieri sera è arrivato il segretario nazionale del PD Zingaretti con l'appello al voto, siamo l'unica alternativa. Il segretario del PD Alfraiano di Pescara a sostegno di Sclocco sindaco e sull'Europea attacca, Di Maio e Salvini giocano sulla pelle dei cittadini. E poi Marsiglio, ricostruzione più addetti, il presidente della regione con i sindaci incontra il premier Conte a Norcia. E poi danni da fauna selvatica, arriva la proposta della CIA. Vediamo poi la pagina della notizia di apertura dei quotidiani locali, questo incendio ieri sera in clinica, nella clinica Villa Serena, due morti, il fuoco è divampato intorno alle 21.30, le vittime erano ricoverate nel reparto di psichiatria. Abbiamo cercato di salvarli, sotto shock gli operatori del reparto che per primi hanno dato l'allarme, anche il sindaco di Città Sant'Angelo, Gabriele Florindi, è stato sul posto, un dramma, dice, per la nostra comunità. Andiamo avanti, Abruzzo, qualità della vita, c'è una bella notizia proprio per Pescara, seconda in Italia per salute nella classifica generale, un dato che è sicuramente da sottolineare. Nella classifica del Sole 24 Ore la provincia adriatica è sul podio, dietro Bolzano, seguono Chieti, L'Aquila e Teramo. Vediamo proprio questa classifica per quanto riguarda le quattro città abruzzesi. Vedete Pescara al secondo posto assoluto, Chieti al 44esimo, L'Aquila al 59esimo, Teramo all'82esimo posto. E allora noi possiamo andare a vedere proprio il servizio che parla di questi dati sicuramente positivi, incoraggianti per Pescara per quanto concerne la salute nel nostro paese. Vediamo. Pescara è tra le città e le province italiane in cui si invecchia meglio e più a lungo. A dirlo è una classifica stilata dal Sole 24 Ore che ha dato i voti alle 107 province italiane in base a 12 diversi parametri, tra cui l'incidenza delle malattie sul territorio, la possibilità di curarle attraverso i farmaci, l'accesso alle cure e la disponibilità di personale specializzato, oltre alle modalità per cercare il posto migliore dove curarsi. Pescara dunque è seconda in classifica, dietro soltanto a Bolzano, e stacca nettamente le altre province abruzzesi, la prima delle quali Chieti è posizionata a metà classifica, cioè al 44esimo posto, seguita dall'Aquila e Teramo. Quella fatta dal Sole 24 Ore è una fotografia complessa con la classifica finale, seconda tappa di avvicinamento all'edizione della qualità della vita 2019 nel 30° anniversario dell'indagine che misura i livelli di benessere sul territorio ed è il risultato della media dei punteggi ottenuti dai diversi territori nei singoli indicatori che a loro volta incarnano tre aspetti fondamentali della salute: performance demografiche registrate negli ultimi anni, ad esempio l'incremento della speranza di vita alla nascita, i fenomeni sociosanitari come la mortalità annua per tumore, per infarto e il consumo di farmaci, i livelli di accesso ai servizi sanitari, dall'emigrazione ospedaliera alla disponibilità di posti letto e di medici. I dati più positivi in generale arrivano dalle province del Trentino Alto Adige, seguite dalla Sardegna e dalla Lombardia, mentre le performance più negative, sempre su base regionale, sono quelle di Lazio, Basilicata e Campania.
Tra i dati negativi da migliorare, sicuramente quello del differenziale tra le possibilità di cura nelle aree interne e lungo la costa. L'indicatore che fotografa i pazienti dismessi dagli ospedali fuori dalla regione di residenza e quindi costretti a farsi curare lontano da casa registra il picco negativo a Isernia, preceduta dall'Aquila e Matera. Il fenomeno, come dimostrano le ultime 10 classificate, interessa principalmente le province del centro Italia, di Abruzzo e Lazio, e del sud, Basilicata, Calabria e Molise. Noi parliamo ancora di salute, dunque di sanità, perché la regione istituisce il tavolo per la nuova rete ospedaliera. Andiamo poi in basso, sulle spiagge 10 rifiuti per ogni metro. Legambiente ha monitorato gli arenili italiani, in Abruzzo sotto osservazione Ortona e Vasto. Andiamo avanti, si parla di incentivi in questa pagina di cronaca regionale, uno sportello per far nascere le imprese. L'Aquila, accordo Invitalia, Fondazione Carispac, la sede sarà nel Tecnopolo d'Abruzzo, obiettivo attrarre investimenti. 1 milione di euro al GIS per 9 progetti, l'Aquila, l'istituto vince il bando PRIN, coach orgogliosi anche per la giovane età dei nostri ricercatori. Vediamo poi in basso, a 60 km orari nel tunnel, prima giornata con i limiti, parliamo ovviamente dell'autostrada A24 e del traforo del Gran Sasso. Verso le elezioni comunali siamo a Pescara, area di risulta quale futuro, scontro tra i candidati sindaco, se ne è parlato ieri, e a proposito di politica e di elezioni amministrative, oggi l'incontro con Bersani a Pescara all'auditorium Petruzzi alle 17.30 e poi il candidato del PD Sclocco, un piano per i negozi sfitti. E poi ancora candidati di coalizione civica raccolgono rifiuti sulla Riviera, iniziativa ecologica portata avanti dal candidato, in questo caso sindaco della coalizione civica, Stefano Civitarese. E poi c'è la replica al Movimento 5 Stelle dell'ex assessore comunale di Pescara Diodati. Io, dice Diodati, ho voluto il piano per i disabili. Siamo alla cronaca, il colpo in Viale Bovio sabato scorso, rapina al compro oro, bottino di 30.000 euro e caccia ad una donna. E ora gli orefici chiedono ronde e vigili di quartiere. Restiamo a Pescara, tifoso accoltellato all'alba di domenica, telecamere decisive al vaglio della polizia, le immagini degli impianti di videosorveglianza nella zona di via Conte di Ruvo. Proseguiamo, la psicologa uccisa, Monia, le lacrime della mamma su Rai 1. E poi, ospedale di Pescara, allarme incendio per una sigaretta, pronto l'intervento dei vigili del fuoco. E poi, la Guardia di Finanza scova un tassista abusivo, fermato con delle clienti, è stato sequestrato il mezzo. E poi precipita dal quarto piano a 48 anni a Pescara, inutili i soccorsi. Vediamo altre notizie in basso, un corso sul trasporto di merci pericolose, 16 vigili del fuoco a lezione, e poi divieti ignorati, rimosse 15 auto dei vigili per i lavori sul lungomare nord. Proseguiamo, restiamo sempre alla pagina di Pescara, lo scientifico di Pescara, il Leonardo da Vinci, ricorda Marina e Ludovica, ricorderete questa tragedia lo scorso anno a Francavilla al Mare. E poi scuole, via i lavori per 400.000 euro, pronti fondi del comune per aumentare la sicurezza. Parliamo anche di tecnologia, ambiente e sostenibilità, scienza under 18, domani 12 scuole a Villa Sabucchi a Pescara. Proseguiamo, in fila per marchiare la bici a prova di ladri, boom delle targhe, l'iniziativa che è stata portata avanti negli ultimi mesi dal comune, ora anche la FIAB in campo, oltre 100 solo domenica sono state le bici marchiate in occasione del Bici in Città organizzato dalla WISP. E poi la solidarietà a Bordoring, ai 10 anni della Onlus prossimità alle istituzioni, anche Rosaria
Schifani. Siamo alla pagina di Montesilvano, anche in questo caso come a Pescara ci si avvia grandi passi verso le elezioni comunali. Stella Maris, il progetto che fa litigare i candidati. De Martinis replica a Fidanza sulla destinazione al sociale dell'ex colonia marina. Panichella del Movimento 5 Stelle, la struttura dice ha bisogno di un piano per ottenere i fondi europei. E intanto, conclusi i lavori al Colle, piazza Calabresi restituita senza gradini né salti di quota. Proseguiamo, siamo a Città Sant'Angelo, associazionismo, il sostegno garantito dalla Costituzione, il candidato sindaco del centro-sinistra, dal Comune dice pieno supporto alle varie realtà cittadine, poi piano antenne, il sì dei tre candidati. Pianella in lutto, addio a provinciali, gelatiere Doc è morto ieri a 71 anni. E poi Moscufo, Aquilino e Mafalda, 70 anni di matrimonio, un vero amore. E poi una notizia che riguarda l'assemblea al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano, dei 1000 soci della BCC di Cappelle sul Tavo hanno partecipato all'assemblea presieduta dal presidente Michele Borgia, che avevamo intervistato, avevamo portato i nostri microfoni nei giorni scorsi per l'approvazione del bilancio. Proseguiamo, pagina di Francavilla al Mare, ripascimento a vuoto, l'assegnazione dei lavori, nuova fumata nera dalla commissione regionale, non ci sono offerte. Poi ancora Francavilla, paleontologo per un giorno, studenti sulla spiaggia, San Giovanni Teatino, assistente sociale, fissate le due prove del concorso. Siamo alla pagina dell'area Vestina e dell'Alta Val Pescara, partiamo da Penne, nuovo centro commerciale, un progetto inopportuno. A Penne l'opposizione affila le armi dopo il cambio di destinazione d'uso dei terreni approvato dal Consiglio Comunale. A rischio i piccoli operatori del centro storico. È festa a Penne per i 100 anni di Francesca Stirpe Campana. A Popoli invece in Val Pescara stoppa i mezzi pesanti sul viadotto dell'autostrada A25. Vediamo poi in basso una mezza pagina dedicata alle elezioni in alcuni centri come Castiglione a Casauria con i candidati Biagio Petrilli di Crescere Insieme, Dino Trotta di Vivere Castiglione e Berardino Giuliani di Abitare Castiglione. Siamo alla pagina di Chieti, strisce blu, corsa per tornare ad incassare, caos parcheggi, ancora un giorno gratis, ma poi si dovrà pagare da domani posteggiatori solo in piazza San Giustino, piazza Garibaldi e in via Papa Giovanni, nelle altre zone non si paga. Ucciso con un pugno, si spera nel DNA, l'artista di Paglieta ucciso a Roma, il RIS analizza cicche di sigarette e caramelle trovate in piazza. E Di Pietro e Grasso ai ragazzi, inseguite i sogni, Ortona Pienone al Teatro Tosti per la lezione dei due ex magistrati nella giornata dedicata alla legalità. Siamo ancora alla pagina di Chieti, furti in serie, condannato il ladro degli uffici pubblici e poi gira in scooter senza patente, drogato e con l'hashish in tasca, doppia denuncia per un 22enne. Ancora Chieti, asfalto trappola, paga il comune, risarcita una donna con 4.000 euro. La tragedia del malore fatale al calcetto, ricorderete questa tragedia accaduta a San Salvo, pool di esperti studia il caso di Cristian, il medico legale Falco convoca alcuni specialisti per chiarire le cause del decesso, l'autopsia non ha dato risposte. Lorenzo, 13 anni, anch'io dicono ai cinghiali, l'alunno chiama a raccolta i coetanei, i ragazzi hanno paura ad andare in bici, aiutiamo il comitato. Pagina di Teramo del quotidiano Il Centro, commercio in città, le novità, più facile mettere i tavoli all'aperto a Teramo, il nuovo regolamento sui deor arriva in commissione, anche pizzerie e gelaterie potranno installare arredi leggeri. Teatro, no alla rateizzazione del canone, il consigliere Verna per l'ufficio legale del comune dice il piano presentato è inammissibile. E poi addio a Nerio Rosa, padre del liceo artistico, oggi funerali dell'ex preside scomparso a 87 anni con una lunga
esperienza come critico d'arte. Siamo alla cronaca: preso a pugni e rapinato del portafogli l'ex presidente della Protezione Civile di Teramo, del Cives, Mauro Dubaldo, aggredito da un nigeriano con problemi psichici nei giardini di Porta Madonna. L'uomo stava portando a spasso il cane, mi sono ritrovato a terra in un attimo, dice, e ho avuto tanta paura. Vediamo poi più in basso, Silvi, i revisori bocciano il bilancio 2018, non sarebbero state accantonate le somme dovute, per cui il disavanzo sarebbe molto più alto. E poi a Teramo ancora, manutenzione a rischio in 3 ospedali, nuovi ritardi nei pagamenti degli stipendi della Modus, la FIOM CGL dice la ASL affronti il problema. Siamo alla pagina di Giulianova, l'omicidio della pittrice Renata Rapposelli, Simone mi minacciò con la pistola, la deposizione dell'ex convivente di Santoleri figlio, la sorella ricorda l'episodio del veleno nella minestra della mamma. Roseto, telecamere nella strada della Movida, in via Latini parte il cablaggio per la videosorveglianza. Ancora in basso, Giulianova, manuale per difendersi da truffe e raggiri, oggi la presentazione nel centro anziani, e poi affidato sempre a Giulianova l'appalto per la Pinacoteca Bindi. Siamo a Pineto, erosione, candidati a confronto ma non c'è accordo sulle soluzioni, assemblea pubblica sul tema che sta dominando la campagna elettorale per le comunali di Pineto, e si parla ovviamente del problema dell'erosione. Ieri eravamo presenti con le nostre telecamere per seguire questo evento, possiamo andare a vedere il servizio. L'erosione costiera della provincia di Teramo, dell'area costiera che comprende diversi comuni da Silvi, Pineto per andare poi verso nord, se ne parla oggi in questa tavola rotonda a Pineto. Di Nanna, qual è la soluzione che voi presentate oggi? La soluzione è una proposta che scoperta in Olanda, è quella dei pali, dei pennelli fatti di pali che non determinano erosione sotto flusso. È dimostrato, e dove sono stati messi pennelli e barriere, poi li hanno dovuti rimuovere, che sono causa stessa dell'erosione, cioè il sistema che stanno adottando i comuni finanziato dalla regione produce erosione. A Pineto gran parte dei danni arrecati alla Pinetina Catucci sono derivati proprio dai pennelli che sono a nord della Pinetina, che alla prima mareggiata bloccano il ripascimento naturale, lo scorrimento cioè del materiale, dei sedimenti da nord verso sud. È come un tappo che non fa passare, quindi la spiaggia si erode sotto flusso. Cosa si può fare per sconfiggere questo problema dell'erosione da un punto di vista dello scienziato, del meteorologo? Per combattere l'erosione ovviamente c'è ancora molto da studiare, anche se siamo molto avanzati come in queste tecnologie. Tuttavia ogni intervento in mare deve essere proporzionato al tipo di condizioni meteomarine che quel tipo di intervento dovrà affrontare, quindi deve essere studiato appositamente per quella determinata zona. Abbiamo visto nell'intervista il nostro meteorologo Luca Pennella, noi ci fermiamo per qualche istante, andiamo a vedere proprio le previsioni del tempo per le prossime ore, poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. In studio per la seconda parte di Mattino 6, eravamo alle pagine del quotidiano Il Centro, proseguiamo, restiamo alla pagina della provincia di Teramo. Santa Rita riaperta al culto dopo 2 anni, cerimonia ad Atri con il vescovo della diocesi di Teramo Atri, Monsignor Leuzzi. In basso, proteste a Silvi, aiuole senza manutenzione usate per lasciare le bici. Pagina dell'Aquila, post sisma, quanti siamo? In 10 anni, persi quasi 2.300 residenti. I dati Istat disegnano il cambiamento, ma ci sono 309 famiglie in più. Vediamo poi in basso, parte dall'Aquila il Freedom di Rete 4, presentata dal popolare conduttore Giacobbo, la nuova edizione che andrà in onda da domani. Ieri vi avevamo proposto un servizio della nostra Daniela Rosone su questa presentazione. Economia, caso Huawei, l'iFundry spegne l'allarme, tra un mese l'ingresso della cordata orientale, siamo fiduciosi di poter diventare attori importanti sul mercato asiatico. Casa editrice cacciata sbarca in città, L'Aquila scontro tra Casa Pound e antifascisti, dopo le polemiche al Salone di Torino il Comune concede la sala, Gran Sasso Velino, resta Donatelli. E poi in basso, trovata a Roma la donna sparita, è originaria di Avezzano, la 73enne in buona salute, la figlia si era rivolta alla trasmissione Chi l'ha visto. Siamo alla pagina della provincia dell'Aquila, l'anatema
a Sulmone, il caso del Rosario, Don Carlo, la Madonna non vota Lega, il sacerdote le canta al vice premier Salvini e si scatena il popolo di Facebook con apprezzamenti al Salesiano. In basso, pensionato muore nel suo orto, Sulmone 89enne, stroncato da un malore. Siamo arrivati alle pagine dello sport, dobbiamo andare a vedere però insieme l'inserto Abruzzo del Messaggero con le sue pagine interne. Senza personale, miliardi fermi per la ricostruzione, il governatore Marsiglio a Norcia incontra il premier Conte e Vito Crimi, ma sul Gran Sasso fatti passi avanti, il premier chiede a Tria 170 milioni. In basso il noir per adolescenti nella blacklist di Lisciani, anche tra autori abruzzesi nella nuova collana per giovanissimi dell'etichetta Teramana. Burocrazia, la riforma nel mirino dei dirigenti. Il sindacato Direr contesta la nuova organizzazione degli uffici regionali. Vince la logica, dice il sindacato, di spartizione. Andiamo avanti, pagina di Pescara del Messaggero, scandalo mense in otto sotto accusa. E poi scoppiamo di salute, Pescara sale sul podio al secondo posto dopo Bolzano, abbiamo visto prima il servizio del collega Alfredo Primante, poi rapina in banca, tregua che illude e poi ancora auto sequestrata e patente sospesa ad un tassista abusivo scoperto dalla Guardia di Finanza. Andiamo avanti, l'altra pagina, ballottaggio incubo o speranza, caccia agli indecisi a 6 giorni dal voto. La domanda è se Carlo Masci vincerà il primo turno, chi tra gli altri in corsa può batterlo e perché. Leggiamo in questo titolo del Messaggero. E poi ieri sera il segretario nazionale del PD Zingaretti ha lanciato Sclocco e Fidanza candidati a Pescara e Montesilvano. Oggi arriverà Bersani al Petruzzi con Legnini. Andiamo avanti. Due morti nel rogo a Villa Serena, troviamo la notizia principale di oggi. Violento incendio nella notte. È stato uno dei due degenti, da come leggiamo in questo sottotitolo, a dare fuoco ad un materasso, l'altro è rimasto intrappolato senza avere scampo. Aperta un'inchiesta. E fuoco in ospedale a Pescara a causa di un mozzicone. E poi la fotocopiatrice è rotta, chiuso il collocamento. Siamo a Penne, grave disservizio al centro per l'impiego dell'area Vestina, dipendenti dirottati o messi in ferie. Il sindaco Seproni chiede l'intervento dell'assessore regionale Fioretti, forse oggi la riapertura. Banco alimentare da 30 anni al fianco di poveri e bisognosi, mostra fotografica a Piazza Salotto. Nei giorni scorsi vi avevamo proposto anche in questo caso un servizio. E poi sì della regione per aprire il centro risvegli a Popoli. Andiamo avanti, pagina dell'Aquila del Messaggero, casa dello studente al palo, il progetto Ground Zero prima del via libera all'utilizzo del sito, l'ADUS vuole certezze sul nuovo edificio. E poi l'Abruzzo e la città protagonisti grazie a Freedom. E poi ancora la rinascita delle frazioni a Rischia, partono i lavori per ricostruire la scuola. Aeroporto, niente irregolarità sul bando, ecco perché il tribunale ha assolto funzionari comunali e tecnici dell'ENAC. E poi verso le europee, l'ex procuratore antimafia Roberti con il PD, qui la giustizia dice ha fatto un ottimo lavoro. San Silvestro, grande festa per la rinascita, l'importante edificio di culto sarà riconsegnato a luglio all'inaugurazione, invitato anche il ministro Bonisoli. E poi festa di San Bernardino, siamo sempre all'Aquila, basilica piena, protezione invocata dalla municipalità. E poi Sisbac, un archivio multimediale con 50.000 articoli. E poi ancora Almunda, il genio creativo abruzzese con la mostra. E ancora il Rotary dell'Aquila premia i ragazzi vincitori di Master e Job. Andiamo avanti, pagina di Avezzano e Sulmona, comune, siamo ad Avezzano sulle deleghe già polemica, i civici annunciano il passaggio ufficiale all'opposizione dopo la scelta degli assessori. E poi Luco De Marsi lancia un bidone contro i carabinieri arrestato, Campo di Giove, blitz dell'orso, uccisi polli e distrutte arnie. In basso la Madonna non tifa, lettera aperta di un prete di Sulmona, abbiamo visto anche prima dal centro, al ministro dell'interno. Ma l'avvocato Iacone dà ragione al vice premier. A Pescasseroli, convegno
Per ricordare, Saverio Saltarelli fu ucciso a 23 anni da un lacrimogeno a Milano nell'anniversario della strage di Piazza Fontana. Call center retata a Roma, c'è anche un marsicano. Proseguiamo, pagina di Chieti, sempre del Messaggero. Stop alla sosta gratis dopo la lite al TAR, tornano le strisce blu. E poi in consiglio comunale, posteggiatori da tutelare con bando di assunzione. E poi FB Servizi, via libera al concordato, creditori salvi. Vediamo la prossima pagina di Lanciano Vastortona, sosta solo con Beijing, tribunali, avvocati tra proteste e ricorsi. La procura 75 posti riservati, ma i dipendenti sono solo 22. Vediamo altre notizie, Paglieta, pittore morto, sit-in, vogliamo la verità. E poi Lanciano, ZTL multe, ma i varchi erano irregolari. E poi ci spostiamo prima a Vasto e poi ad Ortona. Vasto, imprese riserva naturale di Punta d'Erci, difficoltà per sbloccare gli investimenti. Ortona, turismo, prenotazioni di gruppi fino ad ottobre. Andiamo avanti, pagina di Teramo, sempre dalle colonne del Messaggero, crediti deteriorati del comune, si teme la mannaia del giudice. E poi ancora, D'Alfonso all'ipogeo, spacca PD e Civica 3.0. Andiamo più in basso, comune, gatti randagi, ex manicomio saranno adottati. E poi derubato e colpito al volto l'ex presidente del Cives di Teramo, Mauro Dubaldo. Abbiamo visto prima anche l'articolo sul quotidiano Il Centro. Siamo alla pagina del litorale della provincia di Teramo. Partiamo da Giulianova, se mi fa perdere la casa l'ammazzo. Omicidio Rapposelli, la sorella di Simone Santoleri, racconta in aula l'ultima telefonata. E poi Giulianova, divieto di balneazione tolto e rimosso. Corropoli, la storica Eurocarbo, annuncia licenziamenti. In basso, comunali, sempre di Giulianova. Oggi confronto tra candidati sindaco con i commercianti della città, i candidati a primo cittadino a Giulianova, dove si tornerà al voto il 26 di maggio. Siamo arrivati allo sport, dobbiamo però andare a vedere le pagine interne del quotidiano La Città. Ripartiamo da pagina 3, da Pescara, chiusa l'inchiesta sulle mense scolastiche, sono 8 gli indagati. E poi le fiamme gialle di Pescara scoprono un tassista abusivo tra Pescara e Chieti. E poi ancora, aggredisce i carabinieri dopo una lite in famiglia, giovane di Avezzano portato in caserma e sedato dagli operatori del 118. Nicola Zingaretti a Pescara ieri sera, gli italiani non sono polli da allevamento. Il segretario nazionale del PD a sostegno dei candidati alle prossime amministrative. I dati del Sole 24 Ore, Teramo non è una provincia in salute, si piazza all'82esimo posto, Pescara come abbiamo visto al secondo. E queste tutte le classifiche a seconda dei vari argomenti presi in esame per questa classifica. Dubaldo aggredito e rapinato, e Giardinetti a Porta Madonna, l'ex presidente del Cives picchiato da un nigeriano, poi rintracciato e denunciato dai carabinieri. Siamo sempre a Teramo, la CGIL segnala problemi nell'appalto delle manutenzioni ASL. E poi comunale, bocciata la rateizzazione AXS per l'avvocatura, il piano proposto dal gestore del cineteatro per saldare le morosità non sarebbe congruo. La guerra dei gatti, i gatti dell'ex manicomio riaffidati agli amici degli animali. Le regole dei Deor oggi in commissione comunale a Teramo. L'amministrazione è intenzionata a mettere ordine in un settore dell'urbanistica che in 15 anni non ha trovato ancora pace. Ricostruzione, ultimo appello a Conte. Il sindaco D'Alberto a Norcia ricorda l'importanza degli emendamenti allo sblocca cantieri. E il presidente della regione Marsiglio, vedete questo articolo di spalla, chiede copertura economica sugli emendamenti. 700 in cammino per sostenere la ricerca, grande successo per la manifestazione di autofinanziamento di domenica promossa dalla Fondazione Veronesi a Teramo. Scuole medie e superiori, comune eroga i rimborsi per i libri di testo. Proseguiamo, la COP delle polizie protesta in provincia, posizioni divergenti, la CGIL parla di ulteriori tagli al monte, ora il presidente conferma l'aumento del capitolo
di spesa. Proseguiamo con un'altra pagina, pagina 13, la pulizia delle spiagge. Il WWF bacchetta tutti i comuni costieri del Teramano, rature illegali, pulizie meccaniche e l'incombere di nuove concessioni mettono a rischio il sistema dunale e il Fratino. Montorio, Zennaro presenta il bando governativo da 16 milioni di euro rivolto ai giovani. In basso Campli, botta e risposta sul confronto elettorale, duro scontro tra i candidati sindaci Di Stefano e Agostinelli. Proseguiamo, pagina della Val Vibrata sul quotidiano La Città, siamo a Sant'Omero, nuovo allarme sull'ospedale, per Antonio Zennaro rischia lo stallo. E poi Val Vibrata, vongole spostate durante i lavori di ripascimento, le procedure per Alba Adriatica e Martinsicuro decise durante la conferenza regionale. In basso a Sant'Omero, 36 nuovi loculi al cimitero. L'omicidio della pittrice, due donne puntano il dito contro Simone, ieri in aula la testimonianza della sorella Maria Chiara e della ex compagna Giada, da cui ha avuto anche una bambina. Mosciano, taglio del nastro per il nuovo centro di raccolta. In basso Giulianova, incontro sulla prevenzione delle truffe agli anziani. Ancora Giulianova, Tribuiani propone due poli scolastici, uno da realizzare nell'ex tribunale, l'altro in piazza dalla Chiesa. Secondo Tribuiani, nell'area dovrebbe trovare spazio anche il nido Le Coccinelle. E poi parliamo ovviamente di politica, Pienone al Cursal per la presentazione delle liste di Juan Costantini. E poi sempre domani al Cursal un confronto senza rete tra il candidato Franco Arboretti e i cittadini. In basso, ancora siamo nella città di Giulianova, aggiudicata la manutenzione della pinacoteca, l'intervento da 47.000 euro è finalizzato alla riapertura degli spazi al pubblico. Siamo alla pagina del litorale di Teramo, ancora siamo a Silvi, revisori bocciano il bilancio, parere negativo per i troppi debiti sul consuntivo ancora da approvare. Roseto degli Abruzzi, Marcone presenta il suo contropiano per gli asfalti e sempre a Roseto iniziati i lavori per le telecamere di videosorveglianza in centro. Pagina della cultura, teatro dialettale che gran passione, 25 anni fa in piazza a Montorio andava in scena la Proumance di D'Antonio. Siamo così arrivati alle pagine dello sport, iniziamo con la Gazzetta dello Sport, con te firmerò, questo è il titolo che gioca sul nome di Antonio Conte che dovrebbe dovrebbe tornare ad allenare in Italia. Marotta è sicuro di aver blindato l'ex CT per la prossima stagione, a giorni attesa l'ufficialità, e dunque Conte dovrebbe tornare in Italia ed allenare l'Inter. Vediamo anche le altre notizie che riguardano altre panchine, scatto di Sarri per la panchina, la Juve aspetta l'Euroleague ma tutto è aperto. E poi uscita di Leo, svolta al Milan, il direttore tecnico Leonardo pensa alle dimissioni e risale Gattuso. Vediamo il Corriere dello Sport, Juve avanti Sarri, panchina il grande favorito, e poi Napoli e Ilicic c'è l'accordo e De Laurentiis ripensa a Quagliarella. Vedete poi in basso, Mihajlovic è salvo, il 3-3 con la Lazio regala la salvezza alla formazione del Bologna. E poi vediamo anche un titolo che riguarda la Serie B, Benevento ci riprova, semifinali dei playoff, questa sera si comincia con la sfida tra il Benevento ed il Cittadella, domani sera ovviamente riflettori puntati al Bentegodi di Verona per Verona Pescara. Vediamo il quotidiano sportivo nazionale, ritorno a casa, Pogba alla festa di Barzagli, lui vuole la Juve. E poi un titolo che riguarda il ciclismo, il Giro d'Italia, Roglic e Neve per Nibali e lotta contro il tempo. Lasciamo i quotidiani nazionali sportivi con le loro prime pagine, torniamo allo sport del quotidiano Il Centro. Vedete la prima pagina, Inter i giorni della paura, tifoseria contro Spalletti, e poi come detto Lazio-Bologna nel posticipo 3-3, si salva la formazione felsinea. Ciclismo, oggi riparte il Giro d'Italia, Basso punta su Nibali, lui sa come si vince. E poi la pagina del Pescara, Pillon niente barricate,
arrischiate, giochiamocela, il tecnico ci crede, domani voglio coraggio, non fermiamoci qui, Brugman è recuperato ma ho un dubbio in difesa. I quarti di finale si sono disputati e dunque spazio alle semifinali, questa sera si giocherà alle 21 Cittadella Benevento, domani sera alla stessa ora Verona Pescara, e a Verona dirigerà Marinelli di Tivoli, e per la prima volta il Pescara si confronterà con il supporto del VAR che è utilizzato proprio nei playoff di Serie B. Sansovini, tifoso speciale del Pescara, sarò al Bentegodi, l'ex bomber biancazzurro decisivo nel 2010 nella finale playoff, il gol più pesante della mia carriera. Vediamo anche il Messaggero, Pescara domani la nostra chance, Pilon parte oggi per il Veneto con Brugman recuperato e ancora qualche dubbio di formazione. Sebastiani, saranno semifinali imprevedibili, dice il presidente. Ganci, il mio gol che ricordo a memoria, il suo gol nel 2010 regalò al Pescara la vittoria sul Verona nei playoff per la promozione in Serie B. Ma ieri c'è stata la conferenza stampa di Pillon al Poggio degli Ulivi, andiamo ad ascoltare il tecnico biancazzurro. Non sappiamo gestire le partite, noi dobbiamo fare la nostra partita cercando di fare il nostro gioco, di cercare di essere propositivi e di far gol, perché in questo tipo di partita è molto importante, il gol è importante. Verona, se viene attaccato, va in difficoltà. Sì, loro diciamo che quando viene attaccato sono molto bravi nelle ripartenze perché hanno giocatori che hanno gamba. Matos, Di Carmine, Laribi, lì tutta gente molto veloce che negli spazi nella fase di transizione sono molto bravi. Però lì dietro? Ma secondo me quando sono presi un po' in velocità, come è stata nella partita che noi abbiamo fatto qui, l'ultima che abbiamo fatto qui contro di loro, li abbiamo presi in velocità, qualche difficoltà gliel'abbiamo creata. Vuol dire, mister, che il fatto che loro hanno giocato 120 minuti 4 giorni fa, in un certo senso questo è un vantaggio per il Pescara, potrebbe rappresentare, perché in questo momento della stagione avere sulle gambe più di una partita e scendere in campo dopo pochi giorni, insomma. Questo non lo so, perché queste sono partite a sé. Noi potremmo dire anche che non avendo giocato non hai dato continuità di partita. Nel senso che la tensione, le cose che tu porti di partita sono diverse. Non so, questo poi si vedrà mercoledì sera quando giochiamo, se queste due cose, qual è la cosa che è andata meglio, nel senso che se noi che abbiamo riposato e siamo più freschi, oppure la continuità di partite, la tensione, la partita. Noi praticamente sono 10-12 giorni che non giochiamo. Noi dobbiamo crederci, essere convinti di quello che facciamo, convinti di poter passare il turno. Abbiamo una grande opportunità, dobbiamo saperla cogliere, perché sennò tutto quello che abbiamo fatto svanisce. Nelle ultime due partite del Verona ha trovato nella gestione di qualche differenza, o meglio, sono state tre partite, la prima molto male, Cittadella, poi ha vinto due partite che erano quasi delle finali. Cosa ha trovato, se c'è qualcosa di diverso in questa squadra rispetto a quella che ha affrontato? Meno palleggio, più attacco alla profondità, nel senso ha palleggiato meno, ha cercato più le verticalizzazioni, quando finiscono le azioni tutti rientrano tutti nella loro metà campo, mentre prima cercavano un pressing forse molto più alto, e un palleggio diverso, meno fraseggio ma molta più verticalizzazione. Mister, lei è concentrato, però ha una visione del prossimo anno di lei sulla panchina del Pescara in Serie A? Ci pensa? Se vince. L'ho detto, se vinco c'ho il rinnovo automatico, perciò se non vinco è un altro discorso. Vabbè, mai dire mai però. Per quello che devo vincere, sennò come faccio a rimanere qua? Dunque Pillon ha scherzato anche su questa notizia, che tra l'altro aveva dato proprio lui stesso ai nostri microfoni dopo l'ultima partita di campionato. Rinnovo automatico del contratto in caso di promozione in Serie A. Parliamo di Serie C, del Teramo. Palma esce allo scoperto, voglio prendere il club, ma le mie condizioni. L'ex vicepresidente della Juve Stabia oggi incontra il patron Campitelli. Con me si punterebbe alla B. Parliamo anche dei playoff di Serie C, perché ci sarà una vetrina importante per un arbitro pescarese, perché il signor Camplone dirigerà
l'attesa sfida del Massimino tra Catania e Potenza. Vediamo le altre notizie: scherma, calò terzo al Gran Premio Giovanissimi Nostini, e poi arti marziali e karate domenica, Budoksen Day in basso, pattinaggio artistico jolly, tanti talenti in rampa di lancio, poi pugilato all'Aquila da Alessandro. Si laurea campione universitario. Vediamo il Messaggero, Palma, doppio incontro con Teramo e l'Aquila, oggi intanto il vertice con Patron Campitelli. Vediamo anche la Serie D, Francavilla, Candeloro, Patron si è preso una pausa di riflessione, non sa se continuare, e la Torrese crede nella remontata dopo la sconfitta per 3-1 in casa con il Porto Sant'Elpidio. Giulianova, Bartolini incontra possibili collaboratori. Vediamo l'altra pagina dello sport, il Messaggero. Acqua e sapone, oggi le date delle gare scudetto con Pesaro. Rugby, l'Aquila cercasi nuove risorse oppure sarà esodo. Basket di Serie B, l'Amatori Pescara ricorda la Danimarca. In basso il MotoGP, Iannone ora preoccupa l'infortunio alla caviglia. Pallanuoto, Di Fulvio e Settebello ora può centrare il post season in casa pescarese. Si punta alla decisiva trasferta di Catania contro i Muri Antichi per centrare i playoff. Torniamo al centro per vedere un'altra pagina di sport. Si parla di eccellenza, campionato regionale, tante conferme in panchina. Iodice e De Feudis lasciano, punto di domanda. A Capistrello e Nereto, situazione fluida per quanto riguarda la scelta del tecnico. Il Sambuceto si tiene stretto del Zotti e toglie dal mercato il bomber Lalli. Vediamo anche una notizia che riguarda l'Aquila Calcio. Palma aiuterà De Paulis, abbiamo visto prima dal Messaggero, potrebbe esserci anche una collaborazione con il dirigente campano interessato a rilevare il Teramo. Ancora basket, la Monica fischia l'Europa, arbitrerò fino a 60 anni, dice il fischietto pescarese di basket. Atletica, ecco i sei abruzzesi under 18 domenica al Brixia Meeting. Vediamo l'altra pagina che riguarda il basket. Leonzio, Amatori per battere Salerno serve una gran difesa. Cohen indica l'errore. Date Chieti, qualificazione persa in due gare. E Roseto conferisce la rosa d'argento a Moretti. Il play cresciuto in città sugli scudi negli States, dove ha condotto l'Università Texas Tech fino alle finali. Vediamo la pagina, le pagine dello sport del quotidiano La Città. Sport, prima pagina dedicata al Teramo, Palma a Teramo ma anche un po' all'Aquila, lo abbiamo visto anche dal Messaggero. Legale campano oggi incontra ancora Campitelli, ma intanto vuole anche un po' dei rossoblù. E poi Torrese, adesso serve un vero miracolo dopo la sconfitta nella gara d'andata con il Porto Sant'Elpidio. E poi Roseto Sharks, gli squali festeggiano una grande stagione, giovedì scorso al Lido Bellavista Mare, il saluto alla squadra autrice di un bel campionato culminato con i playoff. Siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi, di martedì 21 maggio, con Mattino 6, che ritroverete domani alle 8. Io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia, ringrazio voi per averci seguito. Vi ricordo alle 14 la prima edizione del TG6 e questa sera alle 21 l'appuntamento con Jacopo Forcella e con Proteramo. Buona giornata.